I was hoping that I would survive. And somehow I did. It's a miracle that I'm here. Forgiven? No, I would have forgiven. Never. Never forgive. I would never forgive the Germans. Never. We were five children, three girls and two boys. My mother was a very nice lady. My father was a bootmaker, making boots for the army. He had people working for him. And I've lost about 80 people from the family. Cousins, uncles, all of different family. Salve, buongiorno a tutti,
Allora, io sono Tommaso Baldo della Fondazione Museo Storico del Trentino. Mi hanno detto che voi prenderete parte al treno della memoria con quelli di Terra del Fuoco, giusto? Bom, io sono qui a farvi la spiegazione di come si arriva alla Shoah. Io sono Anna, faccio parte dell'Associazione Terra del Fuoco Trentino e quindi mi occuperò di farvi la formazione prima della partenza. La prima cosa che vorrei fare insieme a voi è un gioco di conoscenza, perché chiaramente io non vi conosco, non so se voi vi conoscete fra voi. Comunque faremo questo gioco, io avrò un gomitolo, mi presenterò e dirò perché partecipo al treno della memoria. Lo lancerà uno di voi che farà la stessa cosa e ve lo lancerete tra voi. Ognuno, una volta che l'avete lanciato, tenetelo legato a un dito, in modo che resti una specie di rete. Tipo ET. Allora, beh, io sono Anna, ho 28 anni, vengo dalla Valle dei Laghi, quindi dall'altra parte del Trentino rispetto a voi, e partecipo al treno della memoria perché una volta che ci sali sul treno della memoria non ci scendi più. È un progetto che lascia veramente dei grandi segni, a parer mio, e quello che ho vissuto io. Io credo che ognuno poi viva questa esperienza a modo proprio, quindi le reazioni saranno diverse, dipende da ognuno di voi. Gomitolo! I was 11 years old when they took me away from my family first, from my town. One night they came for my father, they took him and he escaped, and then they came for my brother who was 14 years old, they took him and he escaped, and then they took me. I didn't escape. I was in a camp with 2,000, or about 2,500 people actually. We're building the railway line for the attack on Russia. And it was a most horrendous place. Hanging people, beating people to death, and people threw themselves under the train. And it took about 2 years, and the railway line was finished. Out of 2,500 men, only 11 survived. I was sent home in 1942 by the commander because I used to clean his house and I used to clean his office. And he somehow had pity on me and he sent me home. Never been heard of before because I could have told the women what happened to their men. And my own parents I could have told. But I never said a word to them. I said, everybody is working, everybody's okay. And they believed me. They took us to a church, a Catholic church, run by nuns. There were about 4,000 people, men, women, and children, without any food, without any water, without any toilet facilities. They kept us there for 24 hours. You can imagine what must have happened. Everybody went out and asked you what your profession is. And I was still with my mother. I went back into the church. I was very thirsty and I said to my mother to give me a utensil. She gave me a utensil. I went towards the gate of the church and the assessman shouted at me, "What's your profession?" I said, "I'm a tailor." And this time he told me to get outside and join the group of 150 people, and that was the last time I've seen my family. Yeah. Grazie.
had five, another four boys with me. I was the fifth one. We kept together. In the camp, there was 1,000 men in a barrack. With all the people, they had no time for us, basically. So we younger boys kept together. And the same five boys, we were eventually liberated together as well from the camps. Most of them died. There's only one left alive from the five. Io sono tanto curiosa di sapere quello, cioè com'è andata davvero, quello che è successo davvero, e di, quindi sono curiosa anche di vedere, cioè di capire in maniera più, cioè più diretta possibile cosa è successo. Perché certo noi abbiamo, cioè festeggiamo, celebriamo la giornata della memoria da probabilmente sempre anche a scuola, però è come se fosse una consuetudine, non è che, non so quanti di noi davvero ci hanno creduto nel corso degli anni scolastici o si sono davvero interessati. Allora, io sono Sebastiano, ho 18 anni, vengo da Pozza e a me sembra, cioè volevo partecipare perché sembra di dare un po' troppo per scontato tutta la questione della Shoah e cioè, quindi vorrei vivere l'esperienza in prima persona perché cioè, mi sembra un po' paura di diventare indifferente alla questione, cioè diventare un po' troppo apatico, di darla per scontato. Io ho deciso di intraprendere questo viaggio perché comunque, come diceva Chiara, ogni anno noi festeggiamo la giornata della memoria, però quando finisce quella giornata finisce quello che dovresti ricordare. Cioè dura una giornata, è una cosa che secondo me non dovrebbe essere così, e proprio perché è una cosa che sta scomparendo, perché appunto i testimoni stanno tutti morendo, e è una cosa che io voglio conoscere perché è una cosa anche comunque interessante vedere come un'intera nazione abbia aderito a certi ideali così sbagliati. E quindi finché secondo me tu non vai lì e non vedi quello che è stato, perché comunque indietro non puoi tornare, non puoi viverlo, nessuno può raccontartelo, allora è tuo dovere secondo me andare, vedere e capire e essere scrollati, cioè proprio da questa esperienza, perché secondo me rende proprio delle persone migliori. They took us to the railway station, put us into goods wagons. We had to stand up
going for about 3 days. No food, no drinks, but a tiny window. And we loaded about 50 to 80 people onto a wagon. And our train, there was about 3,000 men on these wagons. We had no roof, so rain, snow, all sorts of weather we got. The train stopped every so often, and we hardly received any food. We cooked grass on the journey. I ate part of my shoe. I cut on my shoe and bend it and ate it. There was no place to sleep. It was crammed, and it was a terrible situation. Borghese medievale. Fu costruita la città barocca che fu rovinata nel XIX secolo con il grande boom industriale della città, quando servivano strutture moderne. Fu demolita una gran parte della città barocca e fu costruita la città ottocentesca. Quindi la seconda ondata e la terza ondata. Siamo più o meno 5-6 ore da Osvienčim. Capite la grandezza di questo grande campo di concentramento e poi di sterminio con la parte di Birkenau. Ecco, noi volevamo che voi capiste questo, quindi vi portiamo a Brno. Oggi non vedete nulla, non c'è nessun memoriale a Brno di quello che fu questo campo satellite, che funzionò relativamente per poco tempo, un anno e qualcosa, non di più. Però da lì passarono persone che poi erano destinate ad andare ad Auschwitz, quindi tutto era lo stesso sistema di concentramento. Oggi non c'è niente lì, oggi pensate, sopra quello che era il campo sorge una scuola. Trovate tornando a sera il cibo caldo e visi amici. Considerate se questo è un uomo che lavora nel fango, che non conosce pace, che lotta per mezzo pane, che muore per un sì o per un no. Considerate se questa è una donna senza capelli e senza nome, senza più forza di ricordare. Vuoti gli occhi e freddo il grembo, come una rana d'inverno. Meditate che questo è stato. Vi comando queste parole, scolpitele nel vostro cuore, stando in casa, andando per via, coricandovi, alzandovi, ripetetele ai vostri figli. O vi si sfaccia la casa, la malattia vi impedisca, i vostri nati torcano il viso da voi. There's very few of them left alive now, but I'll never forgive the Germans what they did, no. I've nothing to the Germans who were born after the war, but I'll never forgive the Germans who were there during the war, no. They were barbaric, they were inhuman, they were torturous, shocking. Canto dei forni. La gente entrava adagio, stanca. I bambini aggrappati alle gonne delle mamme. Uomini anziani reggevano lattanti o spingevano carrozzine. La strada era cosparsa di scorie nere. A destra e a sinistra, sugli spiazzi erbosi, c'erano delle fontane. Spesso la gente vi si affollava intorno e il comando li faceva bere, ma li incitava a fare in fretta. Dovevano percorrere ancora una cinquantina di metri prima di arrivare alla scala che scendeva agli spogliatoi. Del crematorio si vedeva soltanto l'edificio della cremazione con la grande ciminiera quadrata. Passaggi sotterranei facevano comunicare lateralmente con le camere a gas, perpendicolarmente con lo spogliatoio. Lo spogliatoio era lungo circa 40 metri. Si raggiungeva scendendo 12-15 scalini. Ogni volta vi venivano calate dalle 1000
alle 2000 persone. Sopra la stretta scala erano affissi cartelli, dicevano in varie lingue: locale per bagni e disinfestazione. Avevano un effetto rassicurante e rendevano tranquillo chi era ancora diffidente. Vidi spesso persone scendere allegramente, mamme scherzare coi figlioli, tutto si svolgeva con grande rapidità e precisione. Davano l'ordine di spogliarsi e mentre la gente si guardava intorno perplessa, il Sonderkommando gli aiutava a sbarazzarsi degli abiti. Lungo le pareti erano panche con sopra ganci numerati. Continuavano a ripetere di appendere in un fagotto scarpe e indumenti, che ognuno tenesse in mente il numero del proprio gancio per evitare confusione al ritorno dal bagno. Si spogliavano sotto una luce cruda, uomini e donne, vecchi e giovani, bambini. Solo una volta sentii gridare: vogliono ucciderci. Ma un altro rispose: è assurdo, non succederà mai, state calmi. Se i bambini piangevano, i genitori li consolavano, scherzavano e giocavano con loro mentre li portavano nel locale accanto. In fondo allo spogliatoio c'era una massiccia porta di quercia con uno spioncino e un volante per chiuderla. Impiegavano 10 minuti circa a spogliarsi. Poi venivano spinti tutti nell'altro locale. Quelli del Sonderkommando gridavano: svelti, svelti, l'acqua si raffredda. Potevano anche minacciare e picchiare, oppure una guardia sparava un colpo. Gli ultimi venivano calcati dentro e la porta avvitata. Pareti di cemento con alcune prese d'aria. In mezzo ai pilastri che avevano a destra e a sinistra due colonne di lamiera perforata, sul pavimento griglie di deflusso, anche lì c'era una luce forte. Urlavano e picchiavano contro la porta, ma non si sentiva molto, tanto forte era il rombo che veniva dai forni. La gente si spingeva contro la porta, si arrampicava lungo le colonne, poi quando il gas era introdotto soffocavano. Io vi prometto lavoro e pane. Io sono il baluardo della lotta al comunismo, il male. La nostra sarà la lotta tra il bene e il male. Il male è l'ebreo ed è l'ebreo la causa di tutti i mali di questo mondo. Il comunismo, il capitalismo, le religioni e tutte le condizioni negative di questo mondo. Hitler è un agitatore. Agita le masse e l'élite. Ho l'esercito ai miei piedi. Ho ottenuto il sostegno economico degli industriali, il sostegno politico dei conservatori e il sostegno nazionalista degli ufficiali ed ex ufficiali. Con i fondi raccolti nel 1925 ho riorganizzato le SA, le forze d'assalto. Il Partito Nazionalsocialista si è sviluppato enormemente fino a diventare nel 1932 il primo partito. Sono stati quelli del Partito Comunista a incendiare il Parlamento tedesco. L'emergenza impone la legge marziale, i diritti civili sono sospesi. 4.000 membri del Partito Comunista verranno internati a Dachau. E adesso in marcia. Passo destro. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Fronte sinistro. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Avanti, marcia. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1,
un razzista, gli ebrei sono la cosa peggiore. Perché? Perché gli africani lo vedi che sono africani, gli asiatici lo vedi che sono asiatici, gli ebrei, considerati di altra razza perché non vengono dall'Europa, sono semiti, vengono dal Medio Oriente, però stavano in Europa da millenni. In Germania, quando Hitler arriva al potere, era pieno di ebrei alti, biondi e con gli occhi azzurri. Quindi, mettetevi nei panni di un razzista, non c'è niente di peggio di uno che è di un'altra razza ma tu non lo vedi. E si mescola con te. E tu non te ne accorgi. E inquina il tuo sangue puro, la tua razza pura, la inquina accoppiandosi con quelli del tuo popolo. Questa cosa i nazisti li manda giù di testa. L'antisemitismo e l'antigiudaismo si mescolano diventando una roba che poi è difficilmente distinguibile. Cioè, in teoria, sono due cose ben distinte. L'antigiudaismo ce l'hanno per motivi religiosi, l'antisemitismo per motivi razziali. Ergo, a Hitler non gliene importava niente che gli ebrei si convertissero al cristianesimo, li ammazzava comunque. They said that we're going to work. When they sent us out from Lodz, from the ghetto, they said we're going to work in a different camp. And so we went, and then when I looked out through the crack in the train, I noticed an assessment with an Alsatian dog. Got me worried right away when I've seen these people. And I never heard about Auschwitz before. Noi adesso facciamo giro del ghetto di Cracovia. Voi dovete sapere una cosa. Quando diciamo ghetto di Cracovia parliamo della Seconda Guerra Mondiale, ok? Quando parliamo del quartiere ebraico, che è sempre un ghetto, e quartiere ebraico parliamo della zona di Kazimierz che si trova dall'altra parte della pistola. Dicono che sono a Cracovia più o meno 500 ebrei. Se parliamo di ortodossi, sono più o meno qua, diciamo ortodossi sono più o meno 120-150 persone. Dovete pure sempre ricordare e sapere che pure ebrei sono divisi fra di loro, no? Sono questi progressisti, sono ebrei ortodossi. E voi ditelo di dove siete? Trentino. Ah, a Venezia è vicino. Ghetto di Venezia. Ghetto di Venezia, perché il primo ghetto è stato creato proprio a Venezia. Viene da un quartiere dove si trovavano fonderie del metalli. Ghetto, gettare, buttare. Viene da questa parola. Il secondo ghetto dove hanno creato in Italia? A Roma, bravissimo, a Roma. È stato creato proprio a Roma. Allora, parola di ghetto viene dal dialetto, praticamente dialetto veneto. Il nemico deve essere tolto dal popolo, del tutto, perché ha un'influenza sbagliata rispetto al popolo. Campo di concentramento, esilio, fucilazione, basta che tra popolo e nemico non ci sia nessun contatto fisico, visivo e percettivo. Niente, deve sparire. Ma se io tolgo il capro espiatorio dal popolo e il popolo non lo percepisce più come un pericolo, a questo punto tutto quell'odio che io ho creato in 6 anni mi sparisce nell'arco di poco tempo e quindi io non sono più in grado di usare quell'odio. Io non posso togliere del tutto l'ebreo dal popolo, ma non posso nemmeno lasciarglielo là, perché altrimenti lo corcano di botte e l'odio si sfoga. Devo trovare un modo
in cui il popolo continui a vedere l'ebreo o sentire e percepire l'ebreo, ma non possa toccare l'ebreo. Io continuo a sapere che l'ebreo è in quel ghetto. Magari lo vedo anche, ma non è così importante. Lo percepisco, più che sufficiente. Il mio odio continua a essere alto, non posso picchiarlo, non posso sfogare l'odio. Iter riesce per un anno e mezzo a mantenere l'odio alto nella società, mantenerlo alto in previsione di un attacco che avverrà solamente dopo. Schindler arriva a Cracovia nelle ore successive all'occupazione. Quando i nazisti occupavano le città grandi, e solo quelle grandi, nazionalizzavano tutti i beni economici che quelle città offrissero, negozietti, fabbrichette. Schindler inizia ad essere un amministratore di una fabbrica statale nei pressi del castello, una fabbrica di tessuti. Amministra quella fabbrica per tutto il 40, quando, poco prima che venisse formato il ghetto non c'è ancora, girando per Cracovia mette gli occhi su questa fabbrica. Cos'era questa fabbrica? Capitale ebraico, fondata prima della guerra, producevano il vasellame che si vede nel film, fallita poco prima della guerra, la fabbrica c'era, i macchinari c'erano, non si produce niente. Schindler se la vuole comprare, ma non c'è i soldi. È fortunato perché i tre proprietari sono ancora a Cracovia, non sono andati via, sono ancora qua. Entra in contatto con loro e dice loro: signori, io so perfettamente che avete dei soldi nascosti da qualche parte, ma cosa ve ne fate? Siete ebrei, avete le leggi razziali. Massimo 2000 zloty in contanti, conti bancari bloccati, i soldi nascosti sono sicuramente di valuta precedente alla guerra e che quindi per voi ebrei è impossibile mettere al mercato nero. Datemi i vostri soldi, io sono tedesco, li posso usare. Con i vostri soldi mi comprerò la vostra fabbrica, durante la guerra produrrò quel vasellame, vi darò quel vasellame, lo piazzate al mercato nero, questo potete farlo, comprarvi del cibo, tanto morirete tutti comunque tra poco, ma nel poco tempo che vi rimane almeno mangiate qualcosa. Ragazzi, li voleva fregare, è certo che li voleva fregare. Ci sono 2 anni di lavoro morale con se stesso che lo porterà poi a salvare quelle persone. Qui Schindler fu molto intelligente perché entra in contatto con le autorità naziste di Cracovia e dice loro: signori, ok, il Führer è il Führer, la legge è la legge, ma cerchiamo di essere un attimino concreti. I miei finiscono in Germania, quindi vuol dire che io là devo trovare altri lavoratori. Ora, finché faccio vasellame, vabbè, si fa velocemente. Ma io sto facendo munizioni da 3 mesi e io non posso avere il tempo di insegnare ad altri a fare munizioni. Io devo avere i miei che già lo sanno fare, così partiamo subito. Era un bluff, lui sapeva perfettamente che non sarebbe mai stato in grado di fare nemmeno una munizione, però quello fu il modo con cui si portò via 1000 ebrei di Cracovia salvandogli la vita. Ragazzi, avremmo potuto raccontare altre storie, non quella di Schindler. I vostri colleghi che sono stati a Budapest hanno parlato di Perlaska, fortunatamente ce ne sono di storie così, ma Schindler era quella che secondo noi più si avvicinava a quello che proviamo a spiegarvi in questi giorni. March 14, 1943, ore 11 del mattino. Il ghetto deve essere completamente sgombrato. Le strade semideserte del ghetto vengono setacciate. Altre 1000 persone vengono fucilate all'istante. Ora il ghetto è Judenrein, ripulito dagli ebrei. L'ultimo carico di ebrei provenienti da Cracovia raggiungerà Auschwitz il giorno prima dell'ingresso dell'Armata Rossa. Mary Moshe Lenny. Venisce tu domo.
I really hope so that humanity has learned something from our situation, what we went through. And I hope people are kinder, and a thing like that should never happen again. In my point of view, anyway. I do hope and pray that it never happens. Campi di sterminio cosa vuol dire? Posti dove tu arrivi, gli ebrei vengono caricati sul treno, vengono fatti scendere, gli si dice spogliatevi che fate la doccia, vengono gasati in massa, tranne pochissimi che servono a far funzionare la cosa. Agli inizi del 42, anzi fine 41, c'è la conferenza di Wannsee, in cui i principali funzionari del regime nazista che stanno seguendo lo sterminio dicono: bene, facciamo i conti di tutti gli ebrei in Europa, non solo di quelli di Polonia e Unione Sovietica, fanno i conti, addirittura li fanno anche sui paesi neutrali o sui paesi alleati o sui paesi ancora da conquistare, fanno i conti che c'erano 11 milioni di ebrei che loro volevano sterminare e decidono di rendere il sistema molto più efficiente. Cioè, si arriva ad Auschwitz, ovvero alla fusione del campo di concentramento preesistente col campo di sterminio. Gli ebrei arrivano, vengono divisi gli abili al lavoro dagli inabili al lavoro, gli abili al lavoro vengono tenuti in vita finché non muoiono di sfinimento, gli inabili al lavoro vengono subito gasati. La stragrande maggioranza dei prigionieri uccisi ad Auschwitz non è neanche passata per il campo, è finita dritta nelle camere a gas. Però quegli abili al lavoro sono stati tenuti in vita. Contate che la Shoah è la punta dell'iceberg di un sistema concentrazionario. Non ci sono solo 6 milioni di morti ebrei, ci sono 13 milioni in totale di morti in prigionia dei nazisti. Perché? Perché ci sono appunto gli oppositori, omosessuali, sinti, rom, gente presa a caso. Sei in una zona dove c'è la resistenza, i nazisti fanno rastrellamento, caricano su gente. Perché? Perché gli servono lavoratori schiavi. Dal 43 in poi c'è la cosiddetta guerra totale, quindi praticamente uomini tedeschi nelle retrovie al lavoro non ce ne sono più, sono tutti al fronte, sono tutti nell'esercito. Quindi si usano i lavoratori schiavi per mandare avanti l'economia. Auschwitz apre ufficialmente in questa data. Parte come un campo di lavoro,
e si divide in tre sottocampi principali, che sono Auschwitz 1, che è il campo di concentramento, quello che visiteremo noi, e Auschwitz 2 Birkenau, che è il campo di sterminio, e Monowitz, che è Auschwitz 3, che è un campo invece di lavoro. Chi era Birkenau era già destinato, scendeva e era già arrivato. Non pensate che in Italia non ci fosse niente di tutto ciò. In Italia c'erano campi di transito, come diceva stamattina Tommaso, c'era Bolzano, e la Risiera di San Sabba era un campo di sterminio. C'erano i forni crematori, sono state uccise delle persone. In Italia sono passati circa, si stima, 132 convogli, 132 treni merci carichi di persone. Il ghetto di Roma è stato svuotato, c'erano 15.000 persone, ne sono sopravvissute 17. A Roma. E non sono passati 1.000 anni. Dal 1945 non sono passati 1.000 anni, ne sono passati molto meno. Questo dovrebbe farci veramente riflettere tanto. Questo è l'arrivo del nostro quiz storico, ma è la partenza per voi. My number was B7608. That was my name, that was my number. I had the same thing on the jacket and on the trousers, the same number. And I lost my name altogether in Auschwitz. Everybody did. They tried to take a baby out of a young mother's arms, and she started screaming. The assessment room towards her, I made the move and left my cue and went to the other side. The first camp taught me a few lessons. Don't be with children and say that you're older than you are. I said I was 17, I was only 14, and this basically saved me. Me and another boy out of 180 children went to the right side, the others all went to their death. And they were similar age to me.
180 of them. Siamo arrivati al fondo. Più giù di così non si può andare. Condizione umana più misera non c'è. E non è pensabile. Nulla più è nostro. Ci hanno tolto gli abiti, le scarpe, anche i capelli. Se parleremo, non ci ascolteranno. E se ci ascoltassero, non ci capirebbero. Ci toglieranno anche il nome. E se vorremmo conservarlo, dovremmo trovare in noi la forza di farlo, di far sì che dietro al nome qualcosa ancora di noi quali eravamo, rimanga. Noi sappiamo che in questo difficilmente saremo compresi, ed è bene che sia così. Ma consideri ognuno quanto significato è racchiuso anche nelle più piccole nostre abitudini quotidiane, nei 100 oggetti nostri che il più umile mendicante possiede. Un fazzoletto, una vecchia lettera, la fotografia di una persona cara. Queste cose sono parte di noi, quasi come membra del nostro corpo. Né è pensabile di venirne privati nel nostro mondo, che subito ne ritroveremmo altri a sostituire i vecchi. Altri oggetti che sono nostri, in quanto custodi e suscitatori di memorie nostre. Si immagini ora un uomo, a cui insieme con le persone amate vengano tolti la sua casa, le sue abitudini, i suoi abiti, tutto infine, letteralmente tutto quanto possiede. Sarà un uomo vuoto, ridotto a sofferenza e bisogno, dimentico di dignità e discernimento, poiché accade facilmente a chi ha perso tutto, di perdere se stesso. Tale quindi, che si potrà a cuor leggero decidere della sua vita o morte, al di fuori di ogni senso di affinità umana, nel caso più fortunato, in base ad un puro giudizio di utilità. Si comprenderà allora il duplice significato del termine, campo di annientamento, e sarà chiaro che cosa intendiamo esprimere con questa frase, giacere sul fondo. I was plowing the fields in Budde. It was an agricultural camp, also part of Auschwitz. After the plowing the fields, they brought us sacks of fertilizer. And when I put my hand in, I've noted bones. And I threw it on the floor, and it was bones from the crematorium, where they burned the people. I had to do it every second, third day. I knew it was bones because I felt the bones in my hand.
The chimneys were burning, smoke was coming out of the chimneys, and trains were coming from Hungary and so on, and thousands of people were arriving, and most of them went to their death right away. And they killed them all. We were about 30 people in the fishing commando. We used to catch fish in the River Vistula, which used to pass through Auschwitz. We used to sort it out, live fish, put it in the water, and then we used to send it up by wagons on the train. We're still in the surrounding of the camp. The foreman, the couple, who was a German as well, he said, I want you each to take 2-3 fish, put it in the trousers, and take it home to the camp. The SS officer came in the afternoon, and he said, where are my fish? The bucket was empty, because we had it in our trousers. And he said, who has taken
my fish. We didn't say a word. He went up to a tree, cut a branch off, and he came and he says, "Now take out your fish out from your trousers, where you have them." And I still had a fish, one fish. I took two fish out and one fish had in the back of the trousers. And he started beating me. Each one got 5 or 6 dudes with a branch, and it split my trousers, and the fish hung out. So he says, "Right, now you stole the fish live." He took out the revolver, and he took me to a place where the water was running past, and he had the revolver to my head. "Now eat the fish as you stole it, with the bones and everything you eat." And I started tearing the fish apart. I sat down, and he suddenly, as he had the revolver to my head, suddenly the major passed with the horse. He called him over and he spoke to him. And this was a time when I threw the bones into the stream it was passing. And then he came back and he says, "Have you finished? I just had a small piece left." At the draw, for 4 days, we never went to work. Our commander came. He says, "If I don't see you in the fishing commander tomorrow, I'll come and shoot every one of you." We did something that we didn't realize that was so dangerous. I didn't have very much hope, as far as that's concerned, that I'd survive in Auschwitz. In the barracks in Birkenau, we slept 10 men on a bunk, on the boards, no mattresses. And for our cushion, we used to wound our clothes up and put it on our head. We got up in the morning, we were taken to the bathroom. It had concrete holes. We all sat one next to the other, and then for washing up, 5 buckets of water. We dumped hands in the bucket and we just washed our hands. For 6 months, I never had a shower. Only shower I got when I arrived in Auschwitz, they showered us, they gave us a striped suit, and they also gave us the number on the arm. Abbiamo scelto come comunità viaggiante di compiere tanti chilometri per recarci in questo brandello di terra in cui si è consumato l'indicibile, si è consumato quello che può essere definito l'inferno concentrazionario. Auschwitz e Auschwitz-Birkenau sono innanzitutto il più grande cimitero a cielo aperto della terra. Soltanto qui oltre 1 milione di persone sistematicamente assassinate. Auschwitz e Birkenau quali metafora simbolica di un universo concentrazionario in cui persero la vita oltre 6 milioni di persone. Questi numeri però nel nostro camminare, nel nostro ascoltare, taken out on the death march where we were, anybody that couldn't walk were shot in the back of the head. Bodies were strewn all over the place. It was about minus 23 to minus 25 degrees, heavy snow. We marched for 2 days. We slept on the snow during the night.
I had a lot of nightmares after the war for about 30 years. Couldn't sleep and so on, and it's gone now. Aaron Lowe, io ti ricordo. Thunder Kiemniki, io ti ricordo. Edwinworth Nikita, io ti ricordo. Rolf Wilmy, io ti ricordo. Julius Kolafetz, io ti ricordo. Aaron Lustig, io ti ricordo. Mary Jelinkova, io ti ricordo. Marila Schenker, io ti ricordo. Wolf Plaster, io ti ricordo. Constant Garandos, io ti ricordo. Io ti ricordo. Stanislava Kozeraska, io ti ricordo. Franciszek Majewski, io ti ricordo. Apolonia Kroshchikova, io ti ricordo. Miroslav Kubik, io ti ricordo. Gianina Tedra, io ti ricordo. Ferdinand Blanchard, io ti ricordo. I montagna sporaieres ansiorar los mis ojos por ti, querida amante, ansiorar los mis ojos por ti, querida amante, torno y dino que va a ser de mí en tierras ajenas, yo me voy a morir blancas. Blanca vistes, blanca la tu figura, blancas flores caen de ti, de la tu hermosura, blancas flores caen.